lo stand riprende un po' quello che è stato il lavoro generale degli ultimi 2 anni di rebranding e quindi un po' anche sulla parte grafica, diciamo. Se analizziamo lo stand dal punto di vista architettonico, vedremo che le linee che vanno a caratterizzare quello che sono il logo, le geometrie che rappresentano adesso Lapitec, vengono riprese, quindi la questione degli archi e dei quadrati. Lapitec è stato utilizzato nelle varie declinazioni possibili, in quanto è un materiale molto versatile che ci permette di lavorare sia come rivestimento di facciate ventilate che pavimentazione e arredo. Quindi quello che abbiamo cercato di fare nello stand era di rappresentare questo concetto che è un punto di forza, a nostro parere, di Lapitec. È stato utilizzato a pavimento, abbiamo creato tutta una serie di arredi che poi vanno anche a creare delle ambientazioni diverse nello stand. Abbiamo la zona che è più dedicata all'area spa wellness, mentre la parte centrale dello stand è focalizzata su un grande banco che introduce anche una novità, che è quella del piano cottura induzione incassato e quindi nascosto dalla lastra. La volontà era quella un po' di far vedere anche i punti di forza o comunque il punto di forza che differenzia un po' Lapitec rispetto ai suoi competitor, ovvero la questione del tutta massa. Infatti, se guardiamo gli arredi che sono stati progettati o comunque creati per lo stand, cercano sempre di far vedere la vena passante per quello che riguarda i venati e quindi di far capire all'utilizzatore o comunque al committente che non stiamo parlando di un materiale che viene stampato, ma di un materiale che per tutta la sua massa è uguale, cioè nel senso che se io taglio la lastra, dentro vedrò la stessa cosa che vedrò sulla superficie. La scelta cromatica è un po' legata a quello che è stato il lavoro grafico e di rebranding dell'azienda. Diciamo che gli accostamenti sono sempre stati molto tenui per quello che concerne lo stand e la scelta stessa delle finiture e dei colori ha seguito un po' questa scia, diciamo, che è quella di comunque rappresentare il materiale per quello che è e quindi un materiale di fascia alta che nella sua eleganza potesse trasmettere un po' tutto questo messaggio, anche lo stand, anche a livello cromatico e di calma e insomma. Con Lapitec il rapporto è iniziato sostanzialmente per dei lavori esterni, cioè non legati comunque agli stand, nel senso che avevamo una cucina da fare a Singapore nel momento in cui loro hanno cominciato a presentarsi nel mercato del sud-est asiatico e quindi siamo capitati per puro caso in un momento che diciamo fortuito e da lì è un po' iniziata la collaborazione, abbiamo iniziato a conoscerci e ci siamo trovati bene e quindi abbiamo fatto una prova con un primo stand nel 2018 ed è andata bene, credo, visto che siamo ancora qua, quindi